Buongiorno, sono Sabatino Sirica. Stamattina facciamo vedere come nasce la sfogliatella riccia, cominciando dall'impasto che poi fuoriesce, poi da una serie di lavorazioni esce fuori un tappo. Le proporzioni per fare un impasto della sfogliata riccia comprende 1 kg di farina manitoba, 20 g di sale, 400 g di acqua. Adesso andiamo a mettere in questa impastatrice nella planetaria e facciamo uscire la prima fase. Vado a mettere la farina con il sale nella planetaria, ci vado ad aggiungere l'acqua e incomincio ad impastare. Allora, come vedete, questo impasto si presenta in modo scomposto, perché non è il caso farlo impastare la macchina, che sennò si va un poco a ingordare. Adesso lo riprendiamo un poco, lo andiamo un poco a comprimere, non è il caso che questo passaggio lo fa la macchina. Tanto tempo fa, posso io raccontare, non essendo giovanissimo, che questo impasto veniva fatto tutto a mano, nell'impasto, nella raffinazione e nella laminazione. Allora, andiamo a riprendere il secondo passaggio. Dopo che abbiamo impastato, ho fatto vedere questo impasto che si presenta adesso un poco più compatto, l'abbiamo fatto riposare e lo andiamo a raffinare. Facciamo questo passaggio di raffinazione. Vedete che già si incomincia a compattare, si va a sbiancare, perché questo passaggio nella raffinatrice lo va a raffinare. Come potete notare, incomincia a essere simile a una lingua. Adesso la andiamo ancora a perfezionare. Si nota questo impasto che si è schiarito del tutto. Adesso lo andiamo a chiudere. Adesso posizioniamo questa sfoglia a forma di lingua in questa teglia. La andiamo a ungere per bene, perché deve far sì che non deve rimanere niente di asciutto. Deve essere tutto unto per bene. Perché? Perché nel momento che la andiamo a laminare e si presenta con della parte che non ci sta lo strutto vicino, succede che si va a crepare, ci fa venire le crosticine e ci penalizza poi tutta la parte operativa del tappo. Allora, come dicevo, abbiamo preparato questa sfoglia già prima, un'oretta fa, l'abbiamo raffinata, adesso la laminiamo al tal punto da poter poi avvolgere per far uscire poi il tappo.